Anche nella filiera pataticola è importante coniugare l'esperienza e la conoscenza del territorio e le nuove tecnologie. È per questo che con X-Farm abbiamo incominciato questo percorso di digitalizzazione delle nostre aziende agricole per arrivare prima possibile a un'agricoltura sostenibile e rigenerativa. Il progetto che è partito nel 2022, voluto dal Consorzio del Cuore Veneto assieme ad X-Farm, è un progetto che mira a diffondere il più possibile la digitalizzazione nelle nostre aziende agricole di produzione, con l'obiettivo di dare una miglior qualità del nostro prodotto utilizzando il minore degli input, sia che siano risorse idriche o prodotti tecnici. Questo è un lavoro che richiederà vari anni perché, come vedete, i cambiamenti climatici sono bruschi e repentini, dunque abbiamo bisogno di verificare molte variabili. E questo è quello che stiamo facendo grazie anche alla sensoristica di X-Farm. L'obiettivo finale del nostro progetto e del consorzio è quello di dare un prodotto di altissima qualità commercializzato con il marchio Pepidora, che proviene dai nostri territori che sono ricchi di biodiversità, perché sono aree dove c'è un'agricoltura diversificata, dove si fa molta attenzione alla rotazione dei terreni e dove, grazie agli allevamenti zootecnici diffusi nel nostro territorio, abbiamo un importante apporto di sostanze organiche che arricchisce il nostro terreno e permette veramente di pensare a un'agricoltura rigenerativa. Come già citato da Pier Giorgio, abbiamo iniziato una collaborazione con X-Farm, che attraverso i loro sensori e la piattaforma ci consente di attuare un'agricoltura più sostenibile. Qui abbiamo installato dei sensori, dei tensiometrici e volumetrici, che ci consentono nella sperimentazione di individuare quale strategia ci consente di lavorare in maniera ottimale per quello che riguarda l'acqua. Quindi effettuare irrigazioni solamente quando serve e con i quantitativi che sono necessari, senza andare a sprecare la risorsa. Il progetto si divide in due filoni, quello dell'irrigazione e quello della difesa. Per quanto riguarda la difesa, la piattaforma fornisce, attraverso i dati raccolti dai sensori, delle indicazioni sulle malattie fungine e gli insetti. Qui c'è una trappola per la cattura degli insetti con la conta automatica, in particolare tignola della patata. La tecnologia è e sarà sempre più importante nel mondo dell'agricoltura, perché la raccolta e l'utilizzo dei dati che fornisce sarà fondamentale per ottimizzare le decisioni e ridurre le risorse che utilizziamo. Il consorzio crede in questo progetto e lo porterà avanti nel prossimo futuro, perché crediamo fermamente che riusciremo a ridurre ancora gli input e le risorse che utilizziamo per la coltivazione della patata.